Buonasera, buonasera, buongiorno, benvenuti. Segni di acqua, perché gli ultimi saranno i primi, abbiamo fatti per ultimi. Nell'oroscopo settimanale sono i primi nell'oroscopo mensile. Eccoci al nostro oroscopo. Ricordiamoci che l'oroscopo fatto con i tarocchi è puro intrattenimento per il mese di ottobre. Oroscopo di ottobre per Cancro, Scorpione, Pesci. Andiamo a fare un attimo, a vedere un attimo il quadro di quello che è il mese di ottobre in generale. Anzitutto, il Sole rimane in Bilancia fino al 22, passa in Scorpione il 23, quindi dal 23 una bella botta di vita per i segni di pesce, per i segni di acqua. Questo mese poi interessanti, è un mese veramente ricco, molto molto bello. Io non vedevo l'ora che arrivasse questo mese, vi dico la verità, perché quasi tutti i pianeti che finora sono stati retrogradi finalmente torneranno diretti. Allora, cominciamo comunque piano piano. Il giorno 6, Luna nuova in Bilancia, quindi si apre il ciclo della Bilancia che andrà a chiudersi poi con il plenilunio in Bilancia. Luna nuova in Bilancia, una luna che cerca ponderatezza, che cerca equilibrio, ma anche bellezza, ma ne parleremo. A proposito sempre della luna, abbiamo il plenilunio, ok, il giorno 20 in Ariete. Quindi si va a chiudere il cerchio, il ciclo dell'Ariete che è nato con la luna nuova in Ariete. Andremo a parlare anche di questo. L'Ariete, ricordiamoci, è il primo segno dello zodiaco, quindi diciamo che è il primo plenilunio, ok, dell'anno in teoria. Va bene, parleremo. Mercurio, ricordiamoci, è retrogrado. Ed è un Mercurio in Bilancia, ma è retrogrado fino al 18 perché il 18 torna diretto, fortunatamente. Quindi tutti i danni che avrà fatto nel frattempo, o almeno sta cercando di chiudere alcune situazioni di danno. Venere cambia segno, dallo Scorpione passa in Sagittario, quindi per un po' questi segni di acqua si vedranno privati di una bella forza, perché Venere è una bella forza, rimarranno solo con Nettuno, tranne poi avere il Sole dalla loro parte il giorno 23. Ma non è solo il Sole che questo mese passa dalla loro parte, anche Marte passerà in Scorpione, ma ci passa il 30, quindi diciamo a fine mese, vedremo i suoi effetti a novembre. Quelli che vi dicevo sono interessantissimi sono il ritorno di Plutone, che in Capricorno è retrogrado diretto il giorno 6, il ritorno di Saturno finalmente in modo diretto in acquario il giorno 11 e ancora più finalmente il ritorno di Giove in modo diretto il giorno 18. Quindi tre pianeti che ci parlano di movimento, di cambiamenti e anche di fortuna. Plutone, Saturno e Giove, che finalmente tornano diretti, anche Mercurio. Mercurio è più legato però alle relazioni, alle comunicazioni, tornerà diretto, ma Mercurio è un pianeta molto più veloce di questi tre che sono pianeti più lenti, Plutone in particolare, dopodiché Saturno e Giove. Giove dura però un anno, bene o male. Quindi gli unici che restano retrogradi sono Urano e Nettuno, ma vabbè, per ora ci accontentiamo di questi grossi, grossi passaggi, quattro pianeti che tornano diretti questo mese. Quindi un mese che promette, finalmente un mese che promette, un mese che alcune stonature che ci sono state fino ad ora, alcuni rallentamenti, finalmente dovrebbero abbandonarci. Vediamo i segni d'acqua, come ne verranno toccati. Ricordiamoci che Giove e Saturno finora sono quadrati allo Scorpione. Quindi diciamo proprio lo Scorpione. Tornano diretti, tornano a fare danni, cioè nel senso, ok, però un po' di meno. Gli altri, il Cancro, il Pesci, ne vengono toccati con
come tutti, ok? Perché quando i pianeti sono retrogradi, toccano tutti. Il cancro soprattutto è toccato da questo Mercurio retrogrado, i segni cardinali come Bilancia, Cancro, Capricorno. Bilancia, Cancro, Capricorno, Ariete. Sono toccati un attimo da questo Mercurio, ok? Per il resto, niente di nuovo sotto il sole, nel senso avremo sicuramente dei segni di acqua che mano a mano prendono forza. Ripeto, perdono la Venere il giorno 7, il giorno 6 perché il giorno 7 entra in Sagittario, acquistano il Sole il giorno 23 perché entra in Scorpione, acquistano Marte il 30, ma ripeto, il 30 è l'ultimo del mese. Andiamo a vedere adesso come sarà il mese di ottobre. Per il primo dei segni, per il cancro, userò tutta una serie di, non so manco io che cosa, tutte le carte che ho qua, vedremo che cosa riusciremo a tirarne fuori. Qualcuno di voi mi ha chiesto non solo l'amore, ma anche il lato economico, quindi farò una stesa prettamente per l'amore, ma metterò anche una serie di oracoli per il lato economico, ok, questo mese, per il mese di ottobre. Ok, allora, caro cancro, che abbiamo detto, questo Mercurio ti sarà un po' antipatico fino al giorno 18. Vediamo un attimo che cosa ti succede. Come sarà questo mese, Cancro? La giustizia, l'otto dei bastoni, l'eremita. Avrai un problema con le comunicazioni, ne sono convinta. Nel senso, c'è tanta voglia di comunicare, ok? Almeno fino a metà mese c'è tanta voglia di comunicare, di mettere a posto le cose. A proposito di quel Mercurio retrogrado di cui parlavamo, ci sta proprio tutto. Mercurio retrogrado, che è il pianeta della comunicazione, e che cerca di rimettere a posto, di fare una comunicazione, di mettere in atto una comunicazione finale, perfetto per delle situazioni. Eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo voglia di parlare, ci saranno dei movimenti abbastanza veloci almeno fino a metà mese. C'è voglia di rimettere a posto le cose. Per qualcuno si tratta anche di chiarirle le cose, di mettere in atto anche degli allontanamenti dopo il chiarimento. Ok, comunque vedo tanto, c'è tanto tanto chiarimento in queste carte. Questo mese servirà a chiarirsi le idee, oltre che a chiarire i rapporti con gli altri, oltre che a mettere a posto, a riequilibrare situazioni che non erano equilibrate. Qualcuno di voi potrebbe ricevere degli atti legali. Sappiate che comunque andranno bene, ok? Sappiate che saranno comunicazioni veloci, ma che andranno bene. Quindi un cancro che lo vedo molto preso con con il campo legale, molto preso con le comunicazioni. Un cancro che comunque cerca di mettere chiarezza nella sua vita, di fare chiarezza nella sua vita. Occhio che il cancro avrà molto a che fare con la bilancia e con la vergine. Ok. Andiamo a vedere di capire ancora meglio come questo mese andrà. Quindi abbiamo detto un mese dalla comunicazione veloce che cerca di rimettere a posto le cose, cerca anche di chiarire le cose. Beh, che tu voglia mettere a posto le cose, ci credo, perché qui il senso di tradimento è tantissimo, tantissimo. È come se il cancro questo mese raggiungesse il top del dolore per poi andare oltre, per costruire qualcosa di nuovo, di bello, ok? C'è proprio la volontà di andare oltre al dolore, di superare il dolore, che probabilmente è dovuto anche a un allontanamento, a qualcuno che si è allontanato, e di
cercare di costruire qualcosa di bello, di investire di più, di pianificare un domani migliore. C'è un cancro che i vicini fanno festa. C'è un cancro che in ogni caso cerca di ascoltare se stesso. Ha tenuto nascosto qualcosa, un segreto, questo cancro, ok? Questo segreto potrebbe riguardare i social, una conoscenza sui social, una persona che, con cui abbiamo tagliato, abbiamo chiuso le conversazioni, le comunicazioni che però avevamo conosciuto sui social, come potrebbe essere un segreto che ci portiamo dentro relativamente a un dolore esacerbato che stiamo protraendo nel tempo relativamente a qualcuno che secondo noi non è stato chiaro, una situazione che non è stata chiara, una situazione in cui siamo sentiti anche quasi in trappola, che è una situazione che non vedeva via d'uscita facile. Invece troveremo non solo la via d'uscita questo mese, ma troveremo l'ottimismo per uscire fuori da questa situazione. È un cancro che esce fuori da un periodo bruttissimo, dobbiamo dirlo. O almeno particolarmente brutto, non è detto bruttissimo. È un cancro che capisce di avere dentro di sé trova lo strumento per migliorarsi, trova lo strumento per la voglia di andare avanti, la voglia di pianificare. Una cosa che non aveva più, era sempre in attesa questo cancro. Ha invece voglia di pianificare, voglia di muoversi, voglia di porre in atto delle scelte che sono anche coraggiose. Grande volontà di superare questo momento per il cancro, molto belle queste carte. Ha voglia di investire, ha voglia di pianificare, ha voglia di andare avanti, ha voglia di superare anche il dolore che si porta dentro. Ok? Ripeto, comunicazioni veloci che riguardano il settore legale soprattutto, qualcosa che vi farà, che comunque andrà bene, ma magari per un po' vi farà. Non dico tremare, vi destabilizzerà un poco, vi sentirete traditi in alcune comunicazioni, però vi dico che la vostra voglia di ricominciare o di cominciare, la vostra voglia di rimettervi, di creare qualcosa di solido, di pianificare qualcosa di solido, la vincerà su tutto. Ok? C'è il sole infatti a fondo mazzo, oltre che altre carte. Ok, quindi cancro, da un punto di vista dell'amore, penso che tu questo mese riuscirai a superare tutta una serie di difficoltà che ti sei portato appresso, di mancanze, di sensazioni di tradimento, di dolori. Riuscirai finalmente a vedere, ad avere una speranza nel futuro. Chiaro, abbiamo ancora questa carta che ci dice che spesso sei dentro di te, rimani dentro di te, però è anche dentro di te che c'è la voglia di andare avanti, ok? Quindi un cancro che si muove per superare questo dolore, che o l'ha investito o lo investirà. Diciamoci, il mese è lungo. Guarda al di là, cancro, guarda al di là, cerca di superare questo momento di turbolenza. C'è un momento di turbolenza davanti a te, o lo stai attraversando in questo momento, o è davanti a te. Guarda al di là, sei tutelato, c'è qualcuno che ti attira, che ti attrae e vuoi muoverti verso questa energia. Secondo me ti muoverai verso questa energia, però devi stare attento a non fare le cose in maniera troppo precipitosa. Devi guardare bene che cosa sta arrivando, che cosa può arrivare. Ok, quindi mi raccomando, scruta bene l'orizzonte. C'è questa energia che ti sta chiamando, o che ti chiama da tempo, ti potrebbe chiamare da tempo questa carta. Mi raccomando. Cerca di capire bene, d'altronde l'abbiamo visto qua che avevamo l'eremita, quindi è un cancro che deve cercare di osservare bene quello che c'è intorno, quello che c'è oltre, ok? 12, 15, 17, non so se questi numeri vi risuonano. Fate voi. Io ve li do. Io ve li do. Eppure anche
adesso vediamo che cosa. Gli unicorni, le sirene, i delfini vogliono dare come oracolo al cancro questo mese. Poi vedremo anche la luna, che cosa ci vorrà dire questo mese. Non tirerò per tutti gli stessi oracoli, ma soltanto quelli che sento. Questa ci dirà dal punto di vista economico come andrà il mese, questa carta. Intanto vediamo questi che abbiamo calato giù. Tu vali, ricordati che meriti di ricevere sempre il bene in ogni forma. Qualcuno di voi si è dimenticato di quanto vale. Infatti, ho visto già qui l'otto dei denari. C'è la sensazione di essere stati traditi, di dolore che vi fa quasi dimenticare di quanto valete. No, dovete ricordarvelo ogni giorno. La mente che mente, ci dicono queste carte. Il mio cuore vince sulla mia mente. Io sono il genio della lampada, non la lampada. A volte i nostri pensieri sono spostati verso realtà che non sono, nel senso, ci mentono, non siamo capaci di vedere veramente quella che è la realtà. Ecco perché ancora una volta abbiamo questa carta, ok? E abbiamo qui quella di scrutare. Caro Cancro, devi scrutare bene, devi cercare di capire bene quello che è la situazione, non farti prendere dai tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri potrebbero essere, tra virgolette, sbagliati, ok? Potrebbero fornirti una soluzione o un'affermazione diversa da quella che è. Prega, caro Cancro, più che pregare, manifesta. A volte non ci rendiamo conto che il nostro pensiero può creare, guardate, questa carta è bellissima. A volte non ci rendiamo conto che sotto la nuvola c'è il sole e viceversa. Può anche piovere in un giorno di sole. Cosa significa? Se noi abbiamo bisogno dell'acqua perché stiamo seminando. Può anche piovere in un giorno di sole se noi sappiamo fare le manifestazioni, se sappiamo crederci, ecco, dobbiamo crederci, ci dicono le carte, crediamoci, ok? Quindi crediamo a quello che sta succedendo, crediamo a quello che vediamo, stiamo attenti a quello che è il nostro pensiero, potrebbe fuorviarci, potrebbe metterci fuori strada. Cominciamo ad investire su noi stessi, a credere, a pianificare un mondo migliore. Non rimaniamo fermi dentro di noi. Noi valiamo. Cancro, dal punto di vista economico, come sarà questo mese? Un viaggio. È un passaggio questo mese, è un viaggio. Il viaggio non è mai una brutta carta, una carta positiva. Quindi questo mese non sarà negativo dal punto di vista economico. Ci sono dei cambiamenti da effettuare, c'è da attraversare questa situazione, questo ponte instabile, però come vedete siete illuminati, state andando verso la luce. Quindi io penso che qualsiasi sia la vostra situazione, anche instabile, precaria o sì, economica, professionale, voi state facendo il giusto percorso, siete sulla giusta strada. Ne avrete solo beneficio da questo percorso, ok? Cancro, cosa altro posso dirti?
Cosa altro posso, cosa succede questo mese? Stelle mischiate. Devi focalizzare, vabbè, le carte c'è poco da fare. Focalizzazione, devi focalizzarti, caro cancro. Devi stare centrato, devi guardare oltre, stare centrato. Guarda al di là della calma piatta del lago, ok? Perché in profondità ci potrebbe essere altro, potresti vedere altro. Quindi, caro cancro, apri gli occhi, dicono questa settimana le carte. Apri gli occhi, ok? No, queste non le prendo per il cancro. No, 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 no. L'oracolo dell'amore, via. L'oracolo dell'amore. Cancro, come sarà questo mese? La totalità è positivo. Avevo visto anche il sole prima. Guardate, c'è positività. Eccolo qua, dov'era? Tra l'altro si somigliano pure queste carte. C'è positività, c'è ottimismo, ok? Dovete però guardare bene oltre, guardare oltre la superficie e anche la chiarezza del sole, chiarire quello che c'è sotto e quello che c'è sopra, focalizzarvi, essere molto manifestate, tra l'altro. Manifestate, chiedete quello che volete, cercate di essere certi di quello che volete. È importante che voi siate certi di quello che volete. E ricordatevi di valere, perché qui ci sono delle carte che mi dicono che probabilmente vi siete dimenticati quanto valete, o a volte avete messo gli altri avanti a voi e quindi avete fatto un errore, mai gli altri davanti a noi, noi davanti a tutti. Ok? Prenderò tre canzoni. Tornerà l'amore in fondo mazzo, che l'avevamo capito che sarebbe tornato. Dio come ti amo, lo so che finirà, resta con me. Ci raccontano una storia queste canzoni alla fine. Ok? Qui però è una storia molto simile a quella del Sette di Spade, di una situazione che non è alla luce del sole, come diceva anche la papessa Sette di Spade. È una storia in cui, ok, noi amiamo qualcuno, ma sappiamo che questa storia è destinata a finire. Resta con me, anche se ci sono stati tutti gli altri prima di te, dentro di te, resta con me. Cioè, qui si sta. Io non so quanto queste canzoni vi toccheranno, penso di sì, per qualcuno sicuramente saranno importanti se sono uscite, saranno importanti. Tornerà l'amore, ricordiamoci che è a fondo mazzo. Quindi, quello che è importante è che se anche dovesse finire, ok, l'amore torna. Questo mese è un mese in cui si fanno i conti con tutta una serie di cose, l'avevamo detto. Mercurio fa quadrare una serie di conti, soprattutto di comunicazione, che può essere veloce. Ricordiamoci, comunicazione veloce, ma soprattutto una comunicazione che potrebbe riguardare il settore legale, ok? Quindi sapete voi che cosa potreste aspettarvi o non aspettarvi. Ricordatevi anche che vi si chiede di guardare molto al di là
di riuscire a vedere oltre questo mese. Dovrete riuscire a vedere oltre quello che è nascosto e di puntare sull'obiettivo, di essere focalizzati sulla vostra rinascita, soprattutto sullo sviluppo. Focalizzatevi su qualcosa che volete. Ok? Io penso che ci riuscirà il cancro questo mese e supererà tutta una serie di difficoltà che finora ci sono state. Ok? Questo era il cancro per il mese di ottobre. Se ti è piaciuto, metti un like. Se ti sei ritrovato, scrivi nei commenti. Adesso passiamo allo scorpione. Caro scorpione, questo mese comincia ad essere il tuo mese. Comincia perché siamo ancora nel mese del bilancio. Perché il 23 abbiamo detto raggiunge, il sole ti raggiunge. Allora, caro scorpione, che cosa? Cioè, ci si deve aspettare da questo mese. Ricordiamoci che i pianeti in quadratura tornano diretti, tra l'altro, quindi più veloce anche la quadratura sarà più veloce. Però, via, Scorpione, cosa ci aspetta questo mese? Scorpione. Ah, proprio questo è il mese dei segni d'acqua, di chiarimenti. Scorpione, acquario, vergine, i segni principali. Caro scorpione, ti vedo allontanarti da qualcuno, da qualcosa. Tra l'altro, ne sentirai anche la mancanza durante il mese, ok? Qualcuno da cui sei ossessionato, stai cercando di capire come procedere. Secondo me, a un certo punto farai anche la cazzata, come si suol dire, ti butterai verso l'ignoto. Chiaro, è un rischio calcolato il tuo, ma vuoi un nuovo inizio assolutamente. Caro scorpione, hai la sensazione di non essere molto particolare. All'inizio del mese c'è come la ricerca dentro di sé e fuori di sé, sta cercando di capire, ti allontani da qualcuno, da qualcosa, o qualcuno si allontana, cerchi di capire. Perché questa persona alla fine ti manca, questa persona sì, perché parliamo di amore, ti mancherà o tu mancherai a lei, ti senti zoppo senza questa persona, senti che qualcosa ti manca, capisci che sei fortemente legato a questa persona. Quindi per molti c'è un allontanamento che comunque o si mette in atto in maniera abbastanza impulsiva o alla fine. Non lo so se si va a riprendere questa persona, andiamo a vedere. Potrebbe essere che c'è un allontanamento che si mette in atto in maniera anche abbastanza impulsiva, però non avete calcolato il rischio della mancanza. Per altri, l'allontanamento da qualcuno che potrebbe essere segni vergine o acquario vi chiarirà tutta una serie di cose, tra cui la mancanza. Ancora l'eremita. Quindi tanto bisogno di chiarimento, tanto bisogno di fare chiarezza questo mese, lo scorpione, tanto. Ha bisogno di chiarire, infatti abbiamo anche il sole, il rapporto di coppia. Con una persona che ha dei segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia soprattutto, o dei segni del toro. Tanta indecisione, secondo me c'è uno scorpione che vuole prendere una decisione. La vuole prendere, non dico d'impulso, ma si impunta per prendere questa decisione. Ed è una decisione che riguarda una persona che lo emoziona, che lo emoziona, che lo attrae,
Qualcuno con cui sento un fortissimo rapporto di coppia, comunque, ok? Però la decisione che prende è quella di allontanarsi. Cioè, è come se... Dunque, qua sono due le cose. O qui c'è uno scorpione che ha una doppia possibilità. Da un lato si allontana una persona, dall'altro si avvicina un'altra, perché capisce che è quella che vuole. Quindi c'è una persona nascosta in tutto questo, ok? Oppure lo scorpione fa la scelta di allontanarsi da una persona che ama, da una persona a cui tiene in particolare. È stanco di stare nascosto lo scorpione, è stanco di una situazione di mancanza. Quello che mi fa è questo due di coppa. Sentite un forte legame con questa persona, forte, fortissimo. E ripeto, è una persona dei segni di aria, bilancia, gemelli, acquario. Però ve ne allontanate, o ve ne allontanate o subite un allontanamento. C'è qualcosa che va chiarito. Siete comunque ottimisti riguardo a questo rapporto, ok? Nonostante questo allontanamento, siete ottimisti. O almeno cercate di non fare vedere come state dentro. Perché c'è tanto senso di mancanza. C'è questo allontanamento provocato in un momento di follia, diciamo, chiamiamolo così, che però alla fine vi fa sentire tanto la mancanza. Potrebbe essere, non è detto, che la mancanza la sentite anche all'interno di questo rapporto e per questo vi state allontanando, perché c'è qualcosa che non vi soddisfa. Per alcuni c'è pure la gelosia messa in moto in questa stesa. C'è il bisogno di chiarezza. Lo scorpione questo mese ha bisogno di fare chiarezza. La farà, secondo me, la farà. Però la fa con una persona con cui sente un fortissimo legame, fortissimo. Luna e sole, due di coppe, diavolo. Qui c'è un rapporto di quelli tosti, molto tosti. Eppure c'è l'allontanamento di questo rapporto, non parlo di chiusura, parlo di allontanamento, c'è allontanamento, c'è bisogno di capire meglio come funziona questo rapporto, come muoversi. Si vuole di più, ho la sensazione che lo scorpione vuole di più. Sta capendo che vuole di più lo scorpione. Quindi è un mese di allontanamenti, eh? Allontanamenti nonostante il forte rapporto con qualcuno. Poi ci sarà il riavvicinamento, secondo me. E si capirà quanto si tiene a questa persona ancora di più. Questa è volata, prendiamola. I desideri. C'è un rapporto molto forte, ok? I desideri esauriti ed espressi e la conoscenza, la mente, il volere, la volontà. C'è la volontà, la mente, sì, veramente c'è tutto il bisogno di andare avanti, di capire, di muoversi, di portare avanti se stesso. Lo scorpione questo mese vuole la completezza, completezza che non ha in questo momento in alcun rapporto e che sente come un grosso peso. Ecco perché lo scorpione, secondo me, si allontanerà o gestisce un allontanamento. Poi penso che entro fine mese la situazione si possa rimettere, torna nel suo potere lo scorpione.
all'inizio del mese, soprattutto fino a metà del mese, è uno scorpione che subisce o mette in atto un allontanamento, ok? Una grossa indecisione, però la persona con cui ha mettiato questo allontanamento, ragazzi, è una persona con cui ha un forte rapporto, forte, fortissimo rapporto. Si se sente un'intesa particolare. Questa è una storia nascosta per molti, o almeno molto emotiva, di cui si ha paura per certi versi. Allora, i numeri per lo scorpione sono il 5 e il 20. Cosa ci dice l'oracolo delle sedi del Fenica, lo scorpione? Persona solidale, qualcuno desidera aiutarti. Pensa a chi potrebbe essere contattato. Caro scorpione, non sei solo. Non sei solo, vediamo questo affondomazzo che era. Stai ricevendo aiuto. Vabbè, potrebbe aiutarti, aiuto. Le carte, come l'ho detto, si richiamano sempre. Anche se non vedi ancora i risultati, il cielo è all'opera dietro le quinte per aiutarti. E qui qualcuno desidera aiutarti. Pensa a chi potrebbe essere contattato. Non sei solo in questa situazione, è una situazione in cui ti stai isolando, ti sei isolato, hai isolato gli altri, ma ricordati che non sei solo. E questo mese lo capirai e cercherai la persona che può essere solidale con te. Da sotto perché conosco alcune carte, quindi no soldi, no debiti. Sono connesso alla mia infinita fonte di amore e prosperità. Vi sentite in debito verso qualcuno? Però questo sentirsi in debito non vi permette di raggiungere i vostri obiettivi. È come se foste sempre tirati giù. Occhio, scorpione, non devi sentirti in debito con nessuno, ok? Tu devi raggiungere invece quello che è la fonte di amore e prosperità. Sei ritardato in questo momento, ma perché tu ti senti in debito nei confronti degli altri, ok? Quindi cerca di mettere in atto tutta una serie di pensieri e strategie che non ti facciano più sentire in debito. Questa è volata da sola. Nutri i tuoi pensieri, nutri il tuo sentimento, vai avanti, abbiamo anche l'imperatrice qui. Verso la luna nuova, quindi la luna piena, scusatemi, la luna piena sarà il giorno 20, verso il giorno 20, secondo me lo scorpione potrebbe avere delle sorprese positive. Potrebbe capire cos'è da continuare a nutrire e cosa no. Avrà molto potere questo scorpione durante questa luna nuova, luna piena, mannaggia me, la luna piena. E la luna piena questo mese, ricordatelo, è il giorno 20, è una luna piena in Ariete. Una luna che è benevola allo scorpione, secondo me. Acquisterà potere, capirà che cosa vale la pena di continuare a nutrire e cosa no, perché c'è uno scorpione che qui si allontana, cerca di capire. Abbiamo visto che questo era il filo conduttore del mese: capire e allontanarsi. Proprio l'allontanamento, soprattutto. L'allontanamento, il senso di mancanza.
Questo è il filo conduttore del mese dello scorpione. Si fa una scelta a un certo punto, però poi alla fine questa scelta ci farà capire che cos'è che ci manca e cos'è che dobbiamo invece portare avanti. C'è un rapporto molto forte che stendiamo con qualcuno che è il caso di portare avanti, anche se per ora lo interrompiamo. Ok? Dunque. Punto di vista economico-lavorativo, qual è la vostra carta questo mese? Il mondo. Ok, allora, nonostante il grigiore e il buio di questa carta, io non la vedo mai una carta negativa. Chi ha a che fare con le comunicazioni o che ha a che fare con gli scambi, con l'export, sarà molto avvantaggiato questo mese. Però io ritengo che questa sia una carta positiva, quindi in generale il vostro settore economico non dovrebbe subire grosse difficoltà. D'altronde, se guarda la carta a fondo mazzo, perché questi si guardano tutto sopra, le ossidità sono al contrario, quindi difficoltà economiche che finora ci siamo portati appresso sembra che siano destinate a svanire. Ok? Ricordatevi però che chi lavora nel campo della comunicazione, chi lavora nel campo dell'export sarà più avvantaggiato questo mese. Allora, non prenderò Osho, prenderò gli sciamani per lo scorpione. Caro Scorpione, c'è poco da fare. Entri nel tuo potere questo mese. Entri nel tuo potere. Devi cercare di capire, però. Cerca di capire, cerca di dirigere bene la tua forza, tra l'altro. Ok? L'eremita che abbiamo visto in più riprese. L'eremita è una carta positiva perché è una carta che ci, tra l'altro che precede la ruota, ci parla di andare incontro all'oscurità per evolverci. Anche questa carta mi parla di questa cosa, mi parla di un potere che è di creazione, okay? Di nuove energie, di trasformazione di noi stessi, di coraggio, di forza creativa, la stessa che abbiamo visto all'Imperatrice. Quindi il mese dello scorpione è un mese di grande trasformazione, ok? Avrà il coraggio di fare delle scelte, di mettere in atto o di affrontare delle situazioni in un modo che forse finora non aveva fatto. Ok, oracolo dell'amore e poi le canzoni per lo scorpione. Numero 50. Guardate questa carta, quanto è particolare. Il crogiolo, qualcuno è dentro e qualcuno è fuori. L'oracolo è un invito a radicare il tuo amore nella dimensione dell'onestà e della sincerità. Puoi farlo usando la tua energia per non dipendere dal partner, per la tua sopravvivenza a tutti i livelli. Avevamo visto che avevamo il diavolo, abbiamo visto che c'è uno scorpione che deve prendere una decisione, che sente forte il legame con qualcuno, ma contemporaneamente si allontana o da questo qualcuno o da un'altra persona. Quindi niente dipendenza, ok? La prima cosa che ci dicono le carte, occhio, niente dipendenza, dipendenza non fa bene per niente. Rischi di essere dipendente da qualcuno, cerca di capire, ok? Cerca di renderti conto. Se effettivamente sei dipendente da qualcuno, cerca di essere più sincero, tra l'altro, perché abbiamo visto che qui c'è possibilità di scelta. Potrebbe essere lo scorpione, deve fare una scelta fra due, che ci sono delle situazioni nascoste. C'era la luna. Se effettivamente c'è una situazione del genere in cui una situazione è stata nascosta, beh, proprio questo è l'oracolo giusto. Cerca di essere sincero, di essere onesto, ok? Prova a radicarti di più in un rapporto unico.
le canzoni. Tu come stai? Se stiamo insieme, amore mio, perdonami, non è peccato, l'ho detto che c'era un rapporto extra che poteva essere. Chiaro, non è per tutti, mica avete tutti i rapporti extra, fortunatamente, però per quelli che hanno un rapporto extra, questo mese sarà da prendere decisioni. Secondo me lo Scorpione prenderà anche delle decisioni un po' attrambate, nel senso un po' troppo sbrigativo, un po' troppo d'impulso, per poi pentirsene. Allontanerà qualcuno per poi pentirsene. Tu come stai? Se stiamo insieme, ma io perdonami. Beh, cercate il testo di questa canzone, ma in ogni caso già messe così l'hanno detta tutta. Ok? Tu come stai? Se c'è allontanamento, è chiaro che devo chiedere come stai. Se stiamo insieme, beh, avevo visto che c'erano due di coppe, quindi voi avete un legame forte. Amore mio, perdonami, vi siete allontanati. O tenderete ad allontanarvi. Occhio che alla fine chiederete scusa per questo allontanamento, o potreste chiedere scusa per questo allontanamento. Chiaro, e ragazzi, è un interattivo, è una forma di intrattenimento. Ci facciamo anche due risate. Quindi prendetelo con le pinze tutto quello che viene detto durante questi interattivi, mi raccomando, non basate le vostre scelte, le vostre su niente del genere. Questo era lo Scorpione per il mese di ottobre, l'amore, ok? Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati, come al solito scrivete nei commenti. Dobbiamo passare adesso al segno dei pesci. Pesci, Nettuno resta retrogrado, caro pesci. Fortunatamente il Sole passa nello Scorpione il 23, per un po' sei vuoto perché solo questo Nettuno retrogrado, perché la Venere la perdete il giorno 7. Che cosa succede al pesce questo mese? È un pesce che, ahimè, si vedrà non solo togliere la Venere a favore, sapete mettere pure in quadratura, capiamoci, perché la Venere passa in quadratura, perché passa in Sagittario, ok, il giorno 7. Non parliamo del giorno 30, quando ci passerà anche Marte, non oso pensare che ne sa del pesci, però questa è la mia, voi sapete che mi viene da ridere. Dunque, caro pesci, che mese ti aspetta ad ottobre? 3 di coppa. Regina di denari, 7 di spade, 2 di bastoni. Ci sono delle situazioni che non vi sconfifferlano, ci sono delle decisioni da prendere, dei viaggi da fare, decisioni da prendere, qua si guarda oltremare comunque, guardate. C'è un benessere all'inizio del mese, perché dobbiamo dire c'è benessere all'inizio del mese. Poi è come se si, non so ci si abituasse a questo benessere, ma è come se si sentisse che qualcosa non va, c'è rassegnazione. E dopodiché però stiamo attenti, c'è la sensazione di essere traditi o di tradire, c'è una sensazione, c'è molto, è molto sul chi va là il pesce, guardate. Qui è proprio la persona che tradisce. Ok? Che tradisce o è tradita. Quindi, tradita non significa solo tradita, che in cui la situazione non è chiara, che viene lasciata all'oscuro delle cose, che prende una direzione diversa da quella che aveva detto. Qui vi potete sbizzarrire, ok? Sbizzarrire proprio, però c'è sicuramente qualcuno che non è onesto, perché la carta del 7 di spade è sempre quella, qualcuno che non è onesto. Quindi inizio del mese scoppiettante per poi mano a mano calare, ok? Cala proprio questa energia.
Pesci, il mese di ottobre, l'appeso, Cavaliere di Spade. Ha detto che c'è un viaggio. La morta. Ok. Allora, c'è una situazione in cui vi sentite appesi, non ha né capo né coda, come si suol dire, in cui vorreste muovervi, ok? Muovervi anche un po' sconnessi, il cavaliere di spade è sconnesso. Una situazione soprattutto che riguarda il passato, una persona con cui sentite grande, grande, non solo attrazione, un legame particolare. Vi volete muovere, anche questa carta, nonostante questa sia la forza, si muove, in questa carta si muove. E si muove anche questa carta. Quando movimento c'è questo mese nei pesci? Questa carta si muove, va indietro però, non viene verso di noi, va indietro, ok? Il carro, il trasferimento e il viaggio. Qui è il tornare indietro. Il dolore del tradimento e la morte. Ok, andiamo a vedere come possiamo leggere queste carte, come il mese di ottobre. Beh, è un mese di ottobre che vive sicuramente dopo un periodo di grande stasi, un periodo che vive molto in movimento, molto. Un periodo che secondo me vi vede prendere il largo proprio, ma il largo nel senso di chiudere una situazione. Assolutamente, una situazione che vi portate appresso, una situazione che con cui avete un grosso legame, qualcuno con cui tra l'altro avevate molto investito, vedendo il futuro, però è una situazione che a oggi vi ha fatto del male, tanto male, per cui il vostro pensiero è quello di chiuderla. Probabilmente questa chiusura potrebbe anche essere una trasformazione, non lo possiamo dire, lo diremo il mese prossimo, però sicuramente il vostro desiderio è quello di chiuderla. Tutto quello che vi fa stare male lo volete chiudere questo mese. Siete rimasti troppo appesi, siete rimasti troppo lì, alla fine è come se, boom, vi si muovesse, partisse l'embolo, vi parte l'embolo, vi parte l'embolo e vi muovete anche rapidamente, anche se, ripeto, in maniera sconnessa, volete tornare indietro, c'è cioè tutte carte di tornare indietro, però poi per fare che cosa questo tornare indietro? Lasciate, poi alla fine, sì, tornate al passato, ma... È il dolore quello che poi alla fine vi resta, ok? Quindi sì, state tornando al passato, volete anche mettere in atto la vostra forza, fare capire se vi sentite forti, vi sentite in grado di affrontare questo ritorno al passato, però poi alla fine secondo me ve ne andrete proprio. Qui c'è qualcuno che sta, che ha una situazione predominante dal punto di vista professionale, dal punto di vista familiare, ok? C'è una persona su cui contate, una persona che vi sostenta, tra virgolette. Sostenere non è alimentare nel senso di dare gli alimenti, eh? Mi raccomando, ma qualcuno su cui farà affidamento, ecco, non mi viene parola, su cui farà affidamento. Però voi alla fine mollate. È un mese in cui l'ho detto, tutto parte bene, dopo un periodo di stasi proprio, sembra che vi mettiate finalmente in movimento, in cammino verso un miglioramento, eccetera, eccetera. Per molti, occhio, qui parliamo di matrimoni che vanno a farsi benedire. Non è per tutti, è chiaro, però ci sono delle situazioni in cui non riuscite a superare il dolore di una situazione. Vi muovete verso il passato, è vero, volete rivivere qualcosa di bello. Il carro è una carta bella, però qui dalle spalle se ne va dall'altro lato, ok? Non viene verso, dalle spalle. E dalle spalle a chi ha una figura che finora, su cui finora avete fatto affidamento. E c'è il dolore. E d'altronde, guardate come si chiamano le carte. Alla fine c'è 7 di spade, alla fine c'è 10 di spade. 10 di spade è il dolore massimo del tradimento, e qui abbiamo 7 di spade, ci parla anche di tradimento, quindi è un mese in cui
Dopo le prime battute, veramente c'è una battuta d'arresto con questa sensazione di tradimento, con questa non chiarezza, con questo qualcuno che alla fine pensate che vi prenda per i fondelli, per dirla tutta. Ok, quindi diciamo che il mese inizia bene, però poi non sembra volgersi per il bene. Poi non è detto, questa chiusura, il 10 di spade è la fine del dolore, ok? Quindi se hai sofferto tantissimo, adesso basta, abbiamo smesso di soffrire. Quello che mi preoccupa, tra virgolette, è questa morte, perché dopo il 10 di spade lo vedo proprio come il bisogno di chiudere. Potrebbe essere pure che invece, superato questo dolore, ci si trasformi, un rapporto si trasformi, ok? Però c'è da attraversare questo dolore. E infatti abbiamo un 5 di spade anche qui, la bugia fatta dalla diversità, fatta da quello che dite ma non è. Ci sono dei desideri che vorreste realizzare, sono dei desideri che esprimete, c'è la voglia di essere più logici, più ponderati, più. Però poi alla fine quello che vi resta è il senso di grande diversità fra le persone. È vero che ognuno guarda all'altro, però è anche vero che prevale, non dico lo sconforto, qui prevale per esempio anche una certa comunicazione cattiva a volte. Qui prevale proprio l'essere diversi, l'allontanarsi perché si è diversi o perché le cose non sono come sembrano, perché si dicono delle bugie, eccetera, eccetera. Il desiderio sarebbe quello di riunirsi, si vede, l'uno guarda l'altro, o il desiderio è quello di, sì, di affacciarsi a un futuro migliore, più bello, ma non è possibile. Non è possibile. Non è detto che non sia possibile. No, di nuovo il 7 di spade, non è possibile. Cioè, pensavo di fare una. Ho alzato, ho detto, vabbè, ci sarà qualche carta bella, di nuovo il 7 di spade, il tradimento. No, non è possibile. Diciamo che non è possibile. Assolutamente. Non siamo nelle condizioni di realizzare questo desiderio, che è quello di venirsi incontro. Qui c'è troppa sensazione di tradimento, eh. Troppa gente che non dice la verità. Gente, cioè, questa è la sensazione che si ha, perché poi vediamo che cosa ci dicono le sirene e i delfini. Ah, bellissima, questa è una carta bellissima. Scrigno del tesoro. Un guadagno inaspettato fa entrare ora un flusso di nuova abbondanza. Di solito parla di soldi proprio, quindi giocate all'otto questo mese di ottobre. Chiaro, un euro, non è che c'è bisogno di mettere 10.000 euro o 100 euro, un euro basta, perché quando c'è questa carta, questa è una bellissima carta. Quindi qualcosa di nuovo e di bello entra nella vostra vita. In genere questa è una carta che parla di effettivamente di economia, di situazione economica, di situazione di entrate di soldi, però l'abbondanza a volte è anche in amore, ok? Quindi quella carta abbiamo visto la morte. Non è detto che non sia verso la trasformazione. Per questo mese non lo sappiamo, lo sapremo il mese prossimo. Vediamo un attimo che altri oracoli possiamo tirare. Qui sono quelli della luna, quello della terra. Potremo la luna e poi quello della. Ok, ne ho prese due. La conoscenza, ragazzi. La conoscenza è il determinare l'obiettivo.
Quindi state determinando l'obiettivo, cercate di, tra l'altro, farlo con saggezza, più che conoscenza è con saggezza. Siate saggi, siate, no, anche la conoscenza, siate saggi e siate e mettete in usate la conoscenza della situazione, soprattutto della persona, della cosa a vostro vantaggio. I numeri sono il 22 e il 9 in questo caso. Determinate l'obiettivo, qui non è focalizzarvi, è determinare l'obiettivo. Mi raccomando, fate come, prendete fiato ragazzi, siete forti, emergete finalmente, avete bisogno di emergere, siete stati troppo sotto acqua, avete bisogno di emergere, ok? Per farlo usate le vostre conoscenze, la vostra conoscenza, la vostra saggezza, ci dicono le carte. Allora, caro Pesci, che cosa, quale sarà il tuo mese da un punto di vista economico? Vabbè. Meno male che c'era uscita l'abbondanza, quindi giocate proprio. Non sarà un granché di mese, eh? Le finanze scarseggiano, dovete fare salti mortali. I salti mortali, c'è una continua perdita in questo momento. State lavorando, ma in questo momento non riuscite a realizzarvi proprio economicamente. C'è proprio questa continua perdita. Guardate, la carta la dice chiara. Sono le ragnatele addirittura nella cassaforte. Quindi sì, non è un momento di prosperità, ecco, forse per questo ci hanno detto che ci sarà abbondanza, perché dovete giocare, usate, giocate, oddio, non giocate, cioè nel senso io sono contro queste cose, però un euro a un certo punto investitele sulla fortuna. Per il resto, da un punto di vista proprio prettamente economico, sappiate che sarà un mese duro, ok, da attraversare, duro. Questo significa che sarà difficilissimo, ma sarà un mese duro da attraversare, economicamente parlando. La carta 17. Accettate offerte degli altri. C'è un pesce che sembra risoluto a fare da sé, invece dovete accettare anche l'offerta degli altri. C'è un pesce che ha bisogno di conversare, di mettersi in discussione, ok? Di prendersi delle pause. Oracolo ci dice: accettate anche l'offerta dell'altro. No, per qualcuno risuonerà questa frase, secondo me, stasera. Allora, perché non so perché mi è venuto. Dunque, qual è l'oracolo dell'amore dei pesci? Numero 12. La superficialità. Occhio a non essere superficiali. A non essere superficiale, caro pesci, non illudiamoci, facilmente si ama per le ragioni più diverse e tutte portano al ristagno.
La carta ci consiglia di ritirarci in noi stessi, nella segreta intimità, per dare profondità all'amore. Quindi c'è il bisogno proprio di confidare di più in noi stessi, di darsi meno, scusatemi, di darsi meno all'esterno, meno nei rapporti superficiali, per come la intendo io. Ok, vediamo quali sono le tre canzoni. Vabbè. L'amore decide. Ah, da sola. Io ci credo. Tutte canzoni che hanno a che fare con la Campania. Passione maledetta, non è peccato, ma è incredibile. Tre canzoni su quattro napoletani, o almeno di autori napoletani. Questo è, credo che sia Saldavinci, ma ne sono sicura. Questo è De Crescenzo, vabbè, qui ci sono i Modà, e qua c'è Di Capri. Quindi l'amore decide. Io ci credo, ma io ci credo. Passione maledetta, non è peccato. Ognuno di voi cerchi la canzone che più lo attira in questo momento, ne cerchi il testo, qualcosa dirà relativamente a questo mese di ottobre. Ok, caro pesci, anche il tuo oroscopo è fatto per il mese di ottobre. Se ti è piaciuto metti un like, se ti sei ritrovato come al solito scrivi nei commenti. Con i segni di acqua ci vediamo il mese prossimo per questo oroscopo generale, oroscopo per questa chiacchierata generale, informale. Per adesso, bye bye.